ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione costante in diretta di Rete Veneta. Vi facciamo vedere adesso nel prossimo lungo servizio i fatti più importanti, più caratterizzanti di questa settimana. Vediamoli insieme. A un certo punto ho sentito un botto tremendo, io sono rimasta, sono stata proprio 2 secondi ferma immobile, dopodiché ho detto... No, qua è successo qualcosa ai bimbi. La mia prima preoccupazione, ho detto, qua è entrato qualcuno, ha sparato i bambini. Chi parla è Elena, giovane mamma di 2 bimbi di 3 e 5 anni di Martellago. Racconta i momenti di panico e terrore vissuti sabato scorso tra le 13 e le 13.30 a casa sua in via Morosini. Ho sentito allora uno sparo, qualcosa è caduto giù dal Velux, vuol dire che un cacciatore deve aver mirato per forza la nostra casa. Elena aveva appena lasciato i bimbi intenti a giocare, proprio nel punto in cui ha sentito prima il fragore degli spari, poi i vetri della baina andare in frantumi, quindi la corsa in casa, la ricerca e il recupero affannoso dei bimbi e in contemporanea del cacciatore, un 65enne di Spinea fermato dopo un rocambolesco inseguimento dal padre di Elena, come racconta la mamma Yolanda. Almeno dal cacciatore è una scusa. Almeno niente. Il cacciatore adesso se l'è cavata con una multa, 200 sì, euro di multa. Mi sembra troppo poco, sa, mi sembra troppo poco. Veramente mi sembra troppo poco, perché, cioè, almeno una scusa. Io non, certamente adesso mia figlia chiederà i danni. Continua la protesta dei profughi ospitati nella base di Conetta, che da 48 ore hanno deciso di portare all'esterno i loro problemi per renderli noti alla popolazione e alle istituzioni. Il Ministero dell'Interno deve guardare la nostra situazione, recita uno dei cartelli mostrati dai richiedenti asilo, che in mattinata hanno organizzato un sit-in per poi incamminarsi, trolley al seguito, verso la statale Romea, creando qualche problema alla circolazione nelle strade della zona. Molti dei manifestanti hanno dichiarato che non faranno più rientro nella struttura, lamentandone le condizioni sensibilmente peggiorate con l'arrivo della stagione fredda. Attualmente nella base di Conetta sono ospitati circa 1.100 migranti. La situazione di sovraffollamento è senz'altro meno grave di quanto lo fosse lo scorso inverno, quando la morte dell'ivoriana Sandrine Bakayoko scatenò la rivolta dei suoi connazionali. Ma le condizioni in cui vivono i profughi restano comunque critiche. A far scattare la nuova protesta è la decisione della cooperativa che gestisce il centro di rimuovere per motivi di sicurezza alcune stufe elettriche presenti nei container. Sul posto è arrivato in mattinata il vicario prefettizio Sebastiano Cento per dialogare con i manifestanti e raccogliere le loro lamentele. Oltre al freddo, dito puntato contro la qualità del cibo e le lungaggini burocratiche per ottenere i documenti. Le recenti difficoltà incontrate nei rii della città storica, coi vaporetti che faticavano ad attraccare per le forti raffiche di vento, rilanciano il tema della sicurezza della navigazione, già oggetto dello sciopero dello scorso venerdì, trasformatosi in un accaporetto per la CTV. Dai sindacati si torna ad accusare aziende e amministrazione comunale di non aver fatto nulla per affrontare in modo serio il problema, ma l'assessore alla mobilità Renato Boraso respinge le accuse al mittente. C'è chi ci chiede di viaggiare con la nebbia, e allora quando c'è la nebbia noi sospendiamo i servizi per motivi di sicurezza, veniamo criticati perché si sospendono i servizi, poi gli stessi soggetti ci chiedono invece di poter anche migliorare la sicurezza perché non vorrebbero correre, cioè veramente c'è qualcosa che non funziona. In generale. Sulla navigazione abbiamo in piedi diversi tavoli e stiamo trovando nuove soluzioni che presto verranno presentate alla città, assicura Boraso. Certo non si può continuare a chiedere meno traffico e meno motondoso e contemporaneamente più mezzi che si muovono per la città. Qualcuno ci dice che abbiamo tagliato le corse e ne vogliono di più. Vorrei ricordare che invece la procura ci ha chiesto di tagliare le corse in centro storico dopo la morte di quel turista tedesco. Sì, c'è un po' di confusione sinceramente, qualcuno a volte parla senza a volte usare il cervello. Nuovo inferno in A4 a poche ore dallo schianto tra tir che ieri pomeriggio ha provocato la morte di un camionista 48enne di Torre del Greco. Questa mattina, poco dopo le 8, nuovo grave incidente sempre nello stesso tratto nei pressi di San Stino di Livenza. Coinvolti 5 mezzi pesanti, tra i quali una bisarca. Nell'incidente uno dei conducenti è rimasto ferito in maniera molto grave, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito all'ospedale. La A4 è stata chiusa con uscita obbligatoria a Porto Gruaro. Per
pesanti i disagi alla circolazione con code che hanno raggiunto i 7 chilometri. Subito è scattato il piano d'emergenza come previsto dai protocolli sottoscritti con le prefetture di Venezia e Udine. È stato attivato il bypass A28, A27 fino alla rimozione dei mezzi e alla pulizia del manto stradale. L'autostrada è stata riaperta intorno alle 10.30, ma il traffico è rimasto congestionato per tutta la mattina. A causare l'incidente di stamane, come quello di ieri sera, sottolinea Autovie in un comunicato, non sono stati i cantieri per la realizzazione della terza corsia, visto che il tratto nel quale si sono verificati gli schianti non è interessato dai lavori, né vi sono restringimenti di carreggiata. Hanno gridato per due giorni basta Cona e hanno vinto loro. Sui loro 500 piedi si sono messi in movimento per gli argini del Brenta, tirati dai sindacalisti USB, dai centri sociali e dal gruppo Melting Pot. Sono stati fermati dalla polizia a Boyon, ma hanno vinto loro. Mai più Cona e perciò dove? Ci è voluto il patriarca Moraglia e la disponibilità di quattro parrocchie del Mirese per scongiurare l'inumana prospettiva che circa 250 persone dormissero all'addiaccio sull'argine del Brenta. Dal tardo pomeriggio fino alla colazione di stamattina, il mondo del volontariato nelle parrocchie di Mira, Oriago, Borbiago e Gambarare si è mobilitato per fornire pasti caldi, coperte e un bagno. Nessuna protesta di strada, solo silenzio, calore e anche un po' di svago. Da un lato il patriarcato ha messo a disposizione le sue parrocchie e dall'altro però i cittadini miresi, a prescindere dalla provenienza e dal credo, si sono attivati e stanno lavorando insieme. Questo mi sembra importante. E adesso pare che i 250 in fuga da Cona verranno destinati a varie strutture per profughi di tutto il Veneto. Hanno vinto loro, basta Cona, e hanno pure creato un precedente. Se si scappa dal lab sovraffollato si può andare in meglio. Certamente crea un precedente che può avere del pericoloso, dico, perché poi ormai le migliaia di persone che abbiamo nel territorio, se si mettessero tutti in movimento, sarebbe veramente un problema di ordine pubblico. Cronaca politica, ma non solo, costume, lo sport, tante notizie avete sentito questa settimana. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Rete Veneta. Non cambiate canale.